Salve, bene amici fratelli della congrega, come state? A posto? Tutto a posto in famiglia? Allora, il periodo Covid per le persone intelligenti è stato un momento abbastanza lungo in cui si è potuto riflettere sul senso della vita e tutte quelle promesse che le persone fintamente buoniste mantenevano. Questo ci deve far capire il senso dell'esistenza e adesso impazza nuovamente il cinismo, ma io sono cinico ma anche romantico a mio modo, passionale. Credo di essere stato profondamente incompreso per molto tempo, ma non mi lagno né mi lamento, anche perché dopo il mio compleanno, pressappoco in quella zona, diciamo, di metà settembre, pubblicherò, perlomeno spero di pubblicare questo commissario Falò. Ho creato questo personaggio, la prendo molto larga, arriveremo alla questione che ci duole, che ci preme e che infila il dito nella piaga, mi spiego, no, dicevo. Il commissario Falò sarà un personaggio come tanti. Commissario Maio è il commissario più che altro investigatore, il cupo, per cui si possono creare tante storie e questa storia sarà incentrata su un'indagine, naturalmente, un'ispezione, però possiamo dirlo, un'introspezione. Quindi non aspettatevi una risoluzione, forse del caso o di qualcosa che è avvenuto all'esterno, che potrebbe essere l'alibi, il movente però della storia. Ora, su Radio Capital, ma chi ha assunto questi personaggi che leggono ciò che danno loro da leggere? Su Rai 4, stasera 15 minuti, follia omicida a New York. Insomma, la sintesi, potremmo dire, esplicativa, no? Del film è una critica alla società di oggi, in realtà è un film di molto tempo addietro, non un granché, ma io l'ho recensito anche bene, trovate la mia recensione su Da Roma View Cinema, 15 minuti, 15 minutes, famosi film underground, il cinema verité di Andy Warhol e compagnie, no, Fame, David Bowie o David Bowie, qual è la pronuncia esatta? Ma in Inghilterra si dice in un modo, da un'altra parte, negli Stati Uniti, noi italiani diciamo David Bowie, sì, vabbè, vabbè. E sì, la storia, diciamo, potremmo dire metaforizzata della società violenta che induce i mass media a ingenerare, creare un'altra violenza, ormai basta, veramente non se ne può più. Dobbiamo sapere, dovete sapere, perlomeno così ha detto questa qua, che i protagonisti sono Robert De Niro, Edouard Bars e Charlize Theron, invece è un cameo. Nello stesso anno, ma pressappoco giù di lì, invece con De Niro fu co-protagonista assieme a Cuba Gooding Jr. di Men of Honor, che poi hanno tradotto con l'onore degli uomini, cioè hanno invertito, men è il plurale di men. Allora, uomini di merda. Molte cose non sapete della mia vita. Il cinema secondo il Falò. Ma il cinema è stato importante per me perché non mi trovavo affatto con i miei coetanei. Vi racconto questo aneddoto. Sì, bazzicavo con le compagnie di liceale, a un certo punto incontrai uno di questi personaggi, anche lui, ma lui aveva un background completamente diverso dal mio. Fan di quel cantante, Tricare, quello puttana, 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 la maestra, Bologna direbbe, Schochmer se le carico, lui, insomma, mi sembra che soffra di disistima. Sì, io mi alienai, mi estraniai, ma anche giustamente, perché mi piace essere shakespeariano, ricercato, aulico invece appaio, questo lo dicono i miei detrattori che naturalmente non sanno scrivere, devono cercare il pelo nell'uovo o trovare dei raffronti, cercare di paragonarmi per farmi sfigurare con Shakespeare o Dante Alighieri, vabbè, lasciamo perdere. Ah sì, ma sembri quello di quarta elementare, sì, vabbè, poi scrivono commenti sgrammaticati, neanche forse d'asilo nido, ma questa è un'altra storia ora. Sì, credo che ci sia una zona morta, non so. No, non quella di Cronenberg da Stephen King, poi Cronenberg ebbe da ridire sulla trasposizione invece di Kubrick, di Shining, vabbè, questo è un altro discorso, io avrei da ridire sul suo ultimo film, Crimes of the Future, che se è vero come è vero, che
Shining partorito, cioè girato da Kubrick e interpretato a suo modo, questo libro omonimo di King, secondo Cronenberg è un film fallito perché secondo Cronenberg, Kubrick non sapeva che cazzo stesse facendo, permettetemi un po' di trivialità che ci sta, dobbiamo adattarci alla modernità, altrimenti ammodernare, diciamo, il nostro stile lessicale, essere più gergali, altrimenti veniamo presi per tipi asociali o quelli che vivono nel loro mondo, Dio. Ecco, altri già indirizzati a economia e commercio, allora se uno parlava di cinema. Sì, vabbè, parla quello lì, parla di Cina perché è uno sfigato, manca la figa lì, eh. Poveretti. Poveretti, infatti. Ora, voglio raccontarvi questo. Che c'entra con Orson Welles? Arriveremo al quarto potere. Ho citato De Niro, perse quell'anno, doveva vincere lui l'Oscar come miglior attore protagonista per Taxi Driver, la storia di uno straniero. Ecco, invece vinse postumo Peter Finch per Quinto Potere, così tradotto da noi, così come è stato tradotto, diciamo erroneamente, passa questo quarto potere, è Citizen Kane, ma comunque. Alle scuole medie, vi posso fare i nomi di alcuni miei compagni di classe, perché il mio periodo, diciamo, scolastico istituzionalizzato a livello normale si interrompe lì, ma ciò non significa che con la terza media, anche perché, ecco, ma Davide D'Altri, Laura Murgia, andava matta, c'è ancora questa baracchina, sì, a quei tempi le ragazzine vogliono, no, crescere in fretta, vogliono ragazzi andare con ragazzi più grandi, no? Che le possano, ecco, perché il fascino del tamarro, chissà, il fatto suo, e giocava lì fra una limonata, un gelato al bacio e una alla stracciatella e un'amica mendola sua bella. Ehi, bella bambina, ecco, giocava a Mortal Kombat e poi semmai si dava le seghe o al Sega Mega Drive. Ma ricordate, uomini, voi nati ieri o uomini supponenti, presuntuosi, che volete addivenire al mio mistero che è chiuso in me. Questo slittino, la mia vita slittata, la mia vita precipitata, Rosebud. Ah, la declinazione, la coniugazione, rosa, rose, rosso di sera, bel tempo si spera, donna rosa è una donna vera, e quando arriva la primavera, vuole un uomo vero che glielo invili, avanti e dietro. Ora, arretrati, dicevo. Il cinema secondo Orson Welles, intervistato da Bogdanovich, sarà citato il suo film più importante, anche se alcuni sostengono sia il sequel addirittura. La critica alta sostiene che Texasville fosse meglio di The Last. Dici, so. Allora, sì, dovete sapere che non me la invento io. Sì, vollero ricoverarmi. Sì, perché sicuramente apparvi come un soggetto socialmente pericoloso. Perché, ma è possibile che gli altri sono dei poveri coglionazioni che vanno imboccati? Questa è la scienza infusa? Ti faccio capire io come si sta al mondo. Trovati un lavoro da McDonald's, vai a fare il pizzaiolo e devi imparare a guadagnarti il pane, perché solo così potrai usare il pene. Chi non lavora non fa l'amore. E vabbè, dicevo, fra l'altro c'è un mio hater. No, no, esiste davvero Claudio Mori, non Claudia, ma Claudio Mori non è un fake, ce l'ho anche su Facebook, è un signore con il logo di Orson Welles, barbuto, che ha fatto teatro, quindi io sono il Joker Marino, poi si allude a un certo Ismaele Amelio, sì, Ismaele Amelio è, diciamo, sempre il Joker Marino quando si fa prestare il cellulare da suo padre. Questa è la verità. Ma certo che io sono uno stronzo, un nostro amico. Dicevo, questa è la verità, diciamocela. Quindi, questo Claudio Mori fa nomi e cognomi perché tanto se la becca lui la denuncia mica io. No, va bene. Ora, voglio annunciarvi questo libro, no? Ecco, Orson Welles, un altro che fra l'altro odia Spielberg, ma è simpatico, forse lo incontrerò a Venezia, Saverio. Cercate il mio video su Norman e sentirete la sua voce.
la recensione. Stefano, 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 ma come Schindler's List è un grande film con la musica di John Williams? Com'è che fa? Na, 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 basta, che Spielberg è un fake, è un falso. Vabbè, ce l'ha proprio a morte, vabbè. E una volta io ho stroncato il Macbeth, voglio italianizzare Macbeth, è chiaro? Oh, no, Macbeth, Macbeth. Recentemente ho recensito Looking for Richard, finché già vidi in tempi lontani, e la nostalgia fa il paio e rima con ipocondria. Con schizofrenia o sociale fobia, ma la malinconia. Qua ci sta anche un po' di euforia. Allora, io parlavo poco, anche perché io ho commesso un gravissimo errore, pensare che la gente sapesse chi fossi io, cioè conoscesse la mia anima, quindi non avevo bisogno di rispondere. Allora facciamo questo. Ma non me ne frego un cazzo! Cioè, in poche parole, se avessi voluto esternare i miei pensieri, sarebbero stati questi. Li vogliamo enunciare? Ecco. Li vogliamo denunciare ancora? No, dicevo, ma non me ne frego un cazzo, sinceramente. Già a 13-14 anni avevo capito come è fatto il mondo. Sì, quello se è laureato, vuole mangi persi, troverà il lavoro da insegnante, mangiare i crackers, educare i bambini. Vi consiglio quel film che è uscito, che non è male, Le ali della libertà, che secondo me è un film sopravvalutato, che palle con queste ali della libertà. Oh. Che film sulla prigionia, ad esempio L'uomo di Alcatraz di John Frankenheimer, ed è questa l'esatta pronuncia, John Frankenheimer, regista di Ron, è 100.000 volte meglio di questa robaccia, che sembra alla fine chi trova un amico trova un tesoro, sembra il film con Bud Spencer e Terence Hill, dai, e poi fu candidato Morgan Freeman quando il protagonista doveva essere l'altro. Ma poi era colpevole, non era colpevole, ma forse sì, però facciamo il tifo per lui. E Frank Darabont riesce, diciamo, a creare quel processo di empatia nello spettatore. Ma basta. Sì, ci vorrebbe un cinema verità, andare in giro, ma non a fare le vostre storielle, che poi le posso fare pure io. Ma lo so, donne, ci sono molte di voi che sono belle e devono mostrare le cosce, sì, per l'arrapamento dell'uomo che ci vuole dare dentro. Sì, però, ecco, perché non fate come il falò, che va in giro questo riflesso della luce sgamba, diciamo, c'è tutto un ribaltamento di prospettive. E quindi potresti accordare questa immagine con la canzone, dipende da che punto di vista, come Yarab de Pa, che è morto, da parte di quattro in mondo, tutto dipende. Sì, voi dovete pendere dalle mie labbra e non dovete essere dipendenti statali, assolutamente. Ci vuole, come sosteneva Franco Califano. E tutto il resto è noia. No, Carme, Carme, come cantava Totò il San Giovanni decollato, sareste da decollare. Ma dove volete decollare voi? Come se volete andare a Los Angeles, ma che voi siete solo personaggi da canzone, da canzonette, da canzoni, quali Angeli di Vasco Rossi, comunque un'ottima canzone, c'è il videoclip di Roman Bolasco. Allora, come Roman Bolasco, se ci apostrofa abbiamo, è un po' come, ma che c'è te? Ci abbiamo avuto, allora, come la scena della Letti, Totò, Peppino e la Malafame, che avrete, qua c'è un dubbio amletico però, proprio di Shakespeare, può essere o non essere, è femminile, avrete, avrete, hai chiuso la parente? Hai aperto la parente? Chiudi la parente. Vi diamo questi soldi affinché vi consolate, non consoliate, con l'insalata. Allora, miei salami, ma non Walter, con cui realizziamo bei video informativi, didattici, istruzionali. Che cosa? I tutorial istruttivi. Uomini distruttivi. Perché veniva da instrumental, instructional. Vabbè, mi è venuta una strunzata. Vabbè, comunque andiamo avanti.
Dicevo, tutte queste hoc l'hanno messa lì. Poi sta qua si è messa a parlare di She-Hulk. She-Hulk, cosa sai? Una serie TV. I problemi, beh, io mi sento adesso di una certa età, ma secondo me questa ha ancora dei problemi. Questa va spedita, ma come? No, non esageriamo, va spedita assieme a questi liceali. Sì, questi liceali dei Galvani. Ci sono molti licei Galvani, sì, a Bologna ce n'è uno, non lo so, da altre parti ce ne saranno altri scemi con questi scemi, questi minchioni da Binghetti, e le scuole Guidorini, perché altrimenti se non hai le basi, ti dovrai spaccare ogni rene, ma stiamo, capite? Abbiamo capito? Sì, abbiamo capito che i poveri ignoranti devono lavorare, devono sottostare al padrone che sono io. Io guardo il mondo, diciamo, dall'alto, come quella fotografia, diciamo, iconica, monumentale, memorabile, che ritrae, diciamo, Orson Welles in tutta la sua magniloquenza, con quella faccia un po' bambinesca, sì. Aveva questa espressione, fino ai 40-50 anni, era il grassottello, cicciottello, bello, beh, cicciobello sembrava. Però, cioè, poi, a proposito, le ali della libertà, ma come mi vengo? Guardate che non... Si capisce che non è un pezzo preparato, no? Falta adesso mi accendo una sigaretta. Rita Pavone, no, Rita Hayworth, che a quanto pare con Orso Welsone, lui ci ha dato dentro da Orso, miei uomini, ma siamo uomini o caporali? Quindi, insomma... Ma è importante che frequenti quella scuola perché può, diciamo, strutturare il pensiero e si deve creare quella forma mentis che poi permette di interpretare la realtà in modo tale che chi ha di più può poi bullizzare e, diciamo, umiliare quelli che sono rimasti indietro perché quelli sono andati avanti. Avanti, avanti. E poi però ascoltano anche le vande, ernia, ma io ho un'ernia iatale, a forza di fare flessioni ginniche nella solitudine durante l'adolescenza, no? Sì, perché poi ero il coglione che esce il sabato sera solo per far, si prende per il culo da coglioni che secondo me vanno dalle ragazze e dicono escile, escile, ma crescete uomini, io posso stare qua con la gamba a cavalletto. Mi guarderò finalmente questo film Elvis di Baz Luhrmann. Miei pazzi, pazzi, non è male quel film. Di Renate De Maria, Ave Maria Grazia Plena, Dominus Tecum, Benedicta tu mulieribus, et Benedictus fructus ventris tu, Jesus. E poi abbiamo anche la canzone, quella lì, cantata da Dave Gahan, dei Depeche Mode. Personal! Jesus e tutti i cretini, personal! Jesus, ma sentite che voce che ha, bravo De Gahan! Sì. Ma continuiamo. Allora, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostra, mortal sa, amen, amen. E così sia, o andate in chiesa, è giorno di festa, alleluia, alleluia, o e tutti i baccalà, che credono che davvero ci sia lassù, l'aldilà, quindi uomini cattivi. Dicevo di Macbeth, vabbè, no, già... Uomini neri come Otello, uomini che gufate come Iago e cercate sempre nel pagliaio lago, lago nel pagliaio. Vabbè, la rima veniva lo stesso. Ho cercato, diciamo, di invertire, diciamo, nel periodo, nella sintassi, diciamo, a livello costruttivo, o forse di costruttivismo, che diciamo in psicologia clinica, diciamo. Ma qua ci vuole, Stefano, sei troppo ridondante nelle tue recensioni, ci vorrebbe un po' di sintesi. Perché asciughiamo, che cosa? L'uccello, va asciugato sempre l'uccello, uomini che dovete pulire la vostra testa, ci vuole per voi l'igiene mentale, dovete pulire bene i denti, col Colgate e il dentifricio, menta del pi, uomini, ci vuole il colluttorio, uomini usate il bidet, altrimenti io vi manderò a Cagher. Cagher è un francesismo, sai? È francese, è Cagher. Come quelli che dicono, ma hai visto quello? E molti di altri, ma uomini, che buon donna. Io slaccio tutti i botton! Ma mi sto divertendo da matti. Ho capito veramente. Non è che mi faccio chiamare il genius, io sono il genius pop, fra l'altro. È qualcosa in più.
Di genius ce ne sono tante, abbiamo avuto Shakespeare, abbiamo avuto Dante Alighieri, abbiamo avuto Totò, è un genius a suo modo, no? Anche se Pasolini che faceva un po' lo stronzo. Prima ci ha lavorato per Uccellacci Uccellini e poi andava sempre in cerca di qualche uccello, ma se lì, lì, no, Pasolini. E poi diceva, beh, Totò è una maschera di Pulcinelle, e diciamo la sua comicità non è disputabile. Allora, quei discorsi del cazzo che faceva, cioè che se li facessi io, li avesse fatti qualcun altro, l'avrebbero internato all'epoca. Allora, ci sono alcune parole come frigorifero, che diciamo è un elettrodomestico, quindi si usa sia in meridione che diciamo in settentrione. Quindi qui non vige il principio, diciamo, di omologazione, che diciamo, io sto profetizzando, infatti mi scambieranno per il messia quelli che sono gay, forse come questo Francesco che è matriarca, oppure quelli che si sentono diversi, che trovano in me anche da morto, ora che non ci sono più, riguardando i miei film, leggendo le mie opere, esempio come Ragazzi di vita, anche se questi sono figli di papà pieni di soldi, diciamo. Si crea quella sorta di sinergia, diciamo, quel transfert da dove sto io, cioè morto sottoterra, a loro che sono già morti in terra. Allora, però trovano lo slancio vitale, diciamo, in questo processo simbiotico in cui riescono a immedesimarsi in quello che non saranno mai, cioè io, perché comunque io i film e i libri li ho scritti, loro non fanno un cazzo la mattina e la sera se non ricevono i soldi per fare gli intellettuali che, sai, ho girato quella cosa lì, ho fatto quello, sì, ma alla fine non hanno manco le palle per metterli sul tubo. Io non faccio un tubo da mattina, un YouTube da mattina, no, YouTube, no, dicevo che poi, ecco, finiamola qua. Quindi il senso della vita qual è? Basta con l'orgoglio, perché come cantava Vasco Rossi mi stava partendo brutto, scusa, un'altra, mamma mia, devo trattenere quello che mi sono sempre trattenuto, sai. Trattenetemi, fermatevi, ci vuole la calcia di forza, infermieri, sono infermo di mente, necessito di un trattamento, forza, uomini, assalitemi. Insomma, poi quelli che si parano il culo, no? Allora vi consiglio questo libro, il cinema, se, poi è prevedibile il commento del mio hater, no? No, no, non saranno pubblicizzate da lui i miei libri. Però, beh, Peter Bogdanovich, mezzo genio, un genio gigantesco, Orson Welles, che parla, se leggete questo libro, forse noi tutti, compreso me, possiamo capire qualcosa in più perché siamo ignoranti, siamo delle bestie, a bestie, no? Però, comunque io voglio, a mio modo, spacciarmi per un intellettuale, quindi vi propongo questo libro, così voi penserete, io ho quella credibilità perché sono da parecchi anni che sto qua, adesso va chiuso lo capo, e quindi vi consiglio questo libro di Orson Welles, che un po' ci assomiglio. Sicuramente io non mi posso immedesimare in Brad Pitt come quell'altro, no? E quello lì che mi prendeva per il culo, mi manda la clip di quello lì. Uè, Stefani, ti ricordi questa canzone? Ma sei un pirla, ce la faccio da pirla. Certo che quello che cantava con la canzone mi sembra un po' Brad Pitt, eh? Anche quello. Però vedo un po' di panza qui. Mi sembra che l'unico pirla, infatti, dovete sapere che quando si crea, lasciamo stare Umberto Eco, l'ermeneutica, tutte quelle stronzate, no, perché sono stronzate, e chi si laurea in scienze delle comunicazioni, da me sarà scomunicato subito, anche se non crede in Gesù Cristo, la Madonna di Dio, cioè, l'Arcangelo, il Santo e tutto questo. No, dice, ecco, utilizza, ecco, torniamo, diciamo, alle origini, a come avrà potuto originarsi questo commissario Falò, perché nell'arte, diciamo, e quest'altro qui, beh, sai Stefano, non mi va di andare a bere un Cuba Libre, io voglio andare al museo, ah, per forza, se un museo vivente, Madonna, quando è lucro questo ragazzo, è solo nell'arte trovo me stesso, no, mi sembra che solo al cimitero forse troverai te stesso e finalmente forse ascenderai, la crepa ci arriverà di stu tundarella, mamma mia, allora. Oddio, oddio. Quindi io vivo così. Mi piace andare nel bar, prendere il cappuccino, fumare una sigarettina e cacciare semmai anche una scoreggina. Dicevelo, questo qui deve essersi guardato allo specchio, che non è come Brad Pitt, che poi anche Brad Pitt l'ho visto dal vivo. Sì, per la prima, anzi, la conferenza stampa di Born After Reading, Fratelli Coen, proprio Fratelli Coen, Macbeth, era quel Macbeth lì. Sì, con Denzel Washington. È un discorso delirante, sicuramente. Qui bisogna, diciamo, aggiustare un po' le condizioni neuronali, perché
perché dobbiamo parlare tutti come quella di Radio Capital, che fra l'altro parla leggendo cazzate che le scrivono. Stasera su Rai 4 c'è 15 minuti, follia omicida a New York, di questo regista John Hertz, come si pronuncia? Hertz. Beh, con Robert De Niro, beh, facile. Poi italianizziamo invece che Robert De Niro. Qui è un po', come devo dire, Edward Burns o Bars? Poi c'è anche Steve Burns, io non sono quello Steve Burns Al Pacino di Cruising, e quindi insomma, questo qua si è guardato comunque allo specchio, beh certo, non sono proprio Allende, no, dei tempi d'oro, quindi adesso farò una canzone per apparire un po' figo, semmai acchiappo un po', eh. Sì, è carino, è simpatico, orecchiabile. Sì, ma sei un pirla e ce la faccio da pirla, i pirla l'ascoltavano pure sto pirlone. Così come ascoltano le stronzate che dice il mio etero assieme a Balanzone e la sua moglie Racchiona. Mi spiace, io vivo come cazzo voglio. Me lo posso permettere, perché ho capito la vita già quando avevo 14 anni. Se non mi va di sottomettermi al vostro mondo piccolino, perché siete microscopici dinanzi a me. Vi saluto, bambini. E se mi farete arrabbiare, vi taglierò anche il pasolino in un all'uccellino.